Un nuovo premio letterario nazionale ha preso vita ad Acqui Terme, si chiama L'ora della bollente, presenta opere legate alla tradizione storica e gastronomica italiana. La prima edizione ha registrato un buon successo di partecipazione e la cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala consiliare di Palazzo Levi. I volumi sono stati valutati da una giuria qualificata che ha decretato vincitore ex aequo Napoleone Neri con Tortellinata, storia, evoluzione e ricette del Medioevo ad oggi e Massimo Montanari con Amaro, un gusto italiano. Nell'occasione però è stata presentata in anteprima la bozza del libro I menù ritrovati di Escoffier e Silvestro Cavallito, contenente ricette inedite a seguito dell'importante ritrovamento documentale legato al rapporto fra il maestro Escoffier e il suo discepolo italiano. Per lo più ci sono menù di manifestazioni fatte dal cuoco e dal suo aiuto Silvestro Cavallito con relative ricette dopo la presentazione del menù. Quando ha finito il suo lavoro Silvestro Cavallito, che era al Charlton Hotel di Londra, è arrivato in Italia, ha aperto questo ristorante che tuttora è aperto. Di lì è iniziata questa storia, l'abbiamo ritrovato e adesso è pronto per l'edizione di poterlo stampare e renderlo pubblico. Lei è anche ideatore di questo premio, è lei che ha suggerito al Comune di intraprendere questo premio? Sì, questo premio della Proloco di Ovrano, e avendo letto parecchi libri sulle vie del sale, e se per caso i soldati del re venivano a trovare del sale venivano confinati nel Biellese nei campi di concentramento, e quella è nata e scaturita l'idea di creare un premio alla ricerca di queste cose, cioè non solo ricette, ma la storia al dietro da come è nata la ricetta. Presentato poi il progetto didattico di educazione alimentare e gastronomica Coltiviamo il futuro, rivolto alle scuole primarie. Le tre regole fondamentali in ambito nutrizionale: rispettare la territorialità degli alimenti, perché tutti gli alimenti che si sviluppano in un dato territorio, in quel territorio e non in altri, hanno trovato le condizioni adeguate al loro sviluppo. Rispettare la stagionalità, perché in questo modo inconsapevolmente facciamo il pieno di quello che più ci serve in un dato periodo dell'anno, è la varietà. Alla cerimonia hanno presenziato gli assessori regionali Marco Protopappa e Vittorio Poggio, il sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti con gli assessori Michele Galizzi e Rossana Benazzo.